e bentornato con i video horror del sabato. In un ospedale in Honduras girerebbero voci su strane presenze che si manifesterebbero nel reparto rianimazioni di questo ospedale. Una notte, un medico di turno incomincia a sentire degli strani suoni e anche degli strani rumori. Con estrema calma prende il suo cellulare e incomincia a riprendere tutto ciò che potrebbe succedere. Ciò che cattura col suo telefonino lo lascia senza parole. Da una porta, situata in un corridoio dell'ospedale, sembra affacciarsi uno strano essere deforme. Sempre secondo quel medico, a quell'ora in quel reparto non doveva esserci nessuno. Durante una perlustrazione notturna da parte di un vigilante, in un ospedale, nel reparto rianimazioni, si sentono rumori di porte che vengono sbattute ripetutamente. Il vigilante, sentendo quei rumori, si reca sul posto. Una volta lì, nota che le luci si accendono e si spengono ripetutamente. Allo stesso tempo, nota una porta rossa che si apre e si chiude, sbattendo continuamente. Il vigilante non si fa prendere dal panico e va a controllare cosa potrebbe essere a causare quello strano fenomeno. Avvicinatosi alla porta, la stessa smette di sbattere. L'uomo dichiara che quella porta era chiusa a chiave ed era impossibile per uno spiffero d'aria poterla aprire e farla sbattere in quella maniera. In un ospedale in India, una telecamera di sicurezza riprende il corridoio di questo ospedale con dei pazienti sdraiati a terra. Ad un certo punto, la telecamera riprende un'ombra nera che corre attraverso questo corridoio. Cosa ancora più strana, nessuna di quelle persone si accorge di quell'essere. Le stesse continuano a dormire sdraiate a terra, tranquille e indisturbate. Nel prossimo filmato, una telecamera di sicurezza cattura qualcosa che non si vede tutti i giorni. Una strana ombra nera sembra passeggiare per la strada di questa città. Nessuno dei passanti si accorge di quella strana ombra, tranne una persona che si gira rimanendo ad osservare quella strana ombra passare. In quest'ultimo filmato, un uomo si dispira per la distruzione della propria casa a causa di un bombardamento. Mentre l'uomo sta parlando con altri suoi amici, la telecamera, che riprende l'uomo, cattura qualcos'altro. Una strana ombra nera sembra passare dietro le spalle dell'uomo. L'ombra sembra che porti una tunica nera, probabilmente lo spirito di qualcuno morto sotto quelle macerie. Non so dirvi se questo video sia falso o vero. Certamente è fatto molto bene. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao! Probabilmente.